Campionato di Serie A, prima divisione nazionale 2014-2015, girone A, quarta giornata di ritorno al Pallacarbure, a Palermo Trieste affronta il Pordenone, con il saluto da parte di Denis Roselli e del commento tecnico di Marco Loduca. Buonasera a tutti i telespettatori. Veniamo subito alle formazioni che scendono in campo quest'oggi, il Bozen con il numero 16 Iurina, 2 Dal Lago, 6 Waldner, 9 Starcevic, 10 Kammerer, 13 Adamcic, 14 Spaucic, 19 Gaeta, 21 Pirkerer, 22 Ineberg, 23 Turkovic, 24 Pirmaver, allenatore Alessandro Fusina. Veniamo alla Palermo Trieste con il numero 1-0, 12 Campagnolo, 3 Rajkovic, 4 Michele Oveglia, 5 Dapilan, 7 Alici, 2 Giolo, 9 Pernic, 10 Cugnac, 11 Bellomo, 13 Nardo, 14 Campanese, 15 Dougan, 19 Visentini, attore Giorgio Veglia. Gli arbitri dell'incontro sono Chiarello e Pagaria. Iniziamo subito a inquadrare i vice campioni d'Italia del Bozen. Sicuramente una corazzata, la prima favorita del campionato, una squadra che è ulteriormente rinforzata, un acquisto di Starcevic che è sicuramente uno dei giorni più interessanti del panorama della Palermo nostrana, e di Dagliato, che ha giocato già mezzo corone, Pressano e nel giro nazionale. In più non è presente oggi, ma avendo avuto Sporcic, che era lo straniero del passaporto italiano, arriverà a giorni anche il portiere Tim Claris, portiere della nazionale greca e giocatore di Conversano. Ecco, poi il Bozen è anche nato da una vecchia conoscita di Trieste, nonché un tuo vecchio compagno di squadra. Un amico veramente, Sandro Fusina, è stato un grandissimo giocatore, adesso ha vinto già uno scudetto Bolzano, si ricandida prepotentemente al scudetto, vedremo l'altra e noi oggi cercare di andare a giocare il più liberi possibile mentalmente per poter fare una buona partita. Ecco, una Trieste reduce la tutta sconfitta di Milano, mentre il Bozen ha vinto tre partite disputate. Ha vinto due, non solo le ha vinte, ma le ha vinte anche con discreti, con buoni distacchi, quasi tutte le partite, non ha mai faticato, quindi ripeto, una squadra veramente costruita molto bene, molto completa, perché per ogni ruolo può portare due giocatori di pari valore, perché se esce Dal Lago entra Gaeta, se esce Gaeta entra Pirker, per Radovcic è uno dei migliori giocatori del campionato italiano, una squadra veramente tosta. La Trieste ha iniziato subito in avanti. Sì, il palla nostra, abbiamo subito cercato di liberare Alice al tiro, ha parato Iurina, però questo è il piglio giusto, cioè non farsi avere timori reverenziali, ma proprio cercare di giocare a viso aperto questa partita. Come dicevamo, appunto, il Bozen è una formazione completa in ogni suo reparto. Sì, sì, è più che completa, perché ripeto, ha due giocatori per ruolo, per adesso, per dirti, in panchina c'è Turkovic, che è uno dei migliori marcatori del campionato, quindi per dirti il potenziale di questa squadra. Hanno in panchina Pirca, Turkovic appunto, in attacco hanno varie soluzioni, veramente niente da dire sulla competenza di questa squadra. In questi primi minuti si è veramente visto un muro, quello adottato dal Bozen. È una squadra anche fisicamente molto preparata e molto preponderante, perché ci avrà meno 3-4 giocatori sopra 1,90 m, quindi anche la difesa è una difesa mista, aggressiva, con Radovcic e Dal Lago, e ben impiantata sui 6 metri con Starcevic, Sporcic e Gaeta. Anche lì hanno uno dei loro punti di forza. Andiamo subito in cronaca con il Bozen in avanti, con Sporcic in cabina di regia. Anche Trieste difende bene. Sì, Trieste gioca una 5-1 con Dapiran in punta, Visentin, Di Nardo e Cugnac come perni centrali, però vedi com'è entrato Gaeta, subito si è avuto per chiudere sulla giocatore, è venuto a largarci, a questo punto è venuto a scegliere il tiro alla Gaeta, il tiro da solo. Rigore per noi, difesa in area, stoppata in area di Nerepner, e quindi rigore per noi. E quindi ci sarà il primo rigore di questa partita in favore di Trieste, alla battuta Kevin Alici. Kevin Alici contro Iurina, finta il tiro e parata del portiere ospite. Tirata bene, è rimasto più basso, Kevin ha potuto tirare basso che alto,
e quindi bravo, bravo Jurina, bravo. E siamo pure in difesa molto bene, perché ripeto, le botte da fuoco sono varie qui, perché hanno tre terzini tiratori, due ali molto ficcanti e un tiro molto bravo, quindi non stare molto, molto chiusi in difesa e non permettere tiri facili. Bravo. E c'è anche la prima parata di Battaglizzaro, che è subito in avanti con Michele Oveglia, che subisce fallo. Sì, una percussione di Oveglia che si deve insinuare, fallo di Dagliago, potrebbe essere la munizione, invece ha preferito dare subito il fallo. Adesso ripartiamo, dobbiamo trovare questo gol per cercare di sbloccarci e trovare soprattutto un buon gioco in attacco, abbastanza più fluido di quello che stiamo esprimendo. Michele Oveglia per Alici prova a incunearsi per Vicentina per altra infrazione, quindi pari momenti fuori di testa di Naldo per Alici e Michele Oveglia. Alici finta il tiro per Bassi Bravo, ma palla passa di testa. E altro errore di Kevin, perché sul passaggio aspettava l'incrocio, è salito per tirare, sta l'incrocio di Oveglia e è tornato giù con la palla e questo è abbastanza grave. Intanto prendiamo il gol da Sporcic. E c'è la rete di Sporcic, porta in vantaggio la sua formazione per 2-0. Un avvio fulminante quello del Bosa. Avvio fulminante, e dobbiamo riuscire a contrastarli un po' più di più, soprattutto in difesa, perché almeno se no rischiamo di farci male oggi, perché sono loro veramente esprimere una bella palla a mano veloce, e se non riusciamo a essere molto, molto anche veloci nelle chiusure, possiamo prendere gol con tre parti e andare nel pallone. Speriamo di ripigliarci un attimo subito e ricominciare a giocare. Bella! Nulla di fatto e quindi è posto palla per il Bosa. Sfondamento di Di Nardo, l'azione era bella perché era impostata bene, si era liberato bene, solo che si è appoggiato troppo sul difensore e l'ha giustamente fischiato sfondamento. E quindi in avanti è ora il Bosa, che ricordiamo dopo 5 minuti è l'inizio della partita avanti di 2-0. Sporcic per Gaeta, Gaeta, muro di Trieste, Pirker. E c'è la munizione a Michele Oveglia. E rigore per Bolzano, perché Dagliago ha trovato questo assist per Innerebner. E rigore giusto, niente da dire. Ci tirerà Demis Radovcic il rigore. Vediamo Zaro se riesce a fare un miracolo anche oggi. E Radovcic contro Zaro. E c'è la rete dell'area ospite, quindi 3-0 per il Bosen dopo 5 minuti e 50 dall'avvio dell'incontro, con Trieste in possesso di palla, capitano Visintin per Michele Oveglia, Visintin per Kujak, e c'è la munizione combinata a Hinderbader. Sì, giusto, ha trattenuto Di Nardo, giusto. Ha potuto dare anche il vantaggio, però adesso dobbiamo cominciare a giocare un po' più fluidi, perché siamo un po' lenti di manovra, abbiamo le solite difficoltà col tiro da fuori, però appunto cercare di allargare il gioco sulle ali per coinvolgere un po' più nel gioco, nel nostro gioco d'attacco. È bene questa rete in elevazione di Kujak. Molto buona, perché ha fintato il tiro in sospensione, poi ha entrato palleggiando sui 6 metri, ha fatto veramente un bel gol, un bel gesto tecnico. Speriamo che questo ci sblocchi, perché ripeto, se no si fa dura. E quindi è Trieste che accorcia le distanze, Trieste 1, Bosen 3, con la compagine Alto Tesina in avanti. E c'è la parata di Zano, ma rifiscato l'ennesimo rigore per il Bosen. Qualcosa che non va. Qualcosa che non va, perché già due volte che in Renner riesce a prendere la palla sui 6 metri, quindi siamo abbastanza sfilacciati, dovremmo essere più compatti sulle chiusure, perché sì, sono pericolosi da fuori, ma se lasciamo queste palle così facili, grande parata di Zaro, non era un tiro facile, grande parata sui rigori di Zaro, veramente. E quindi
Vlahovic, e qui si perde con Trieste in avanti per l'uomo, per Michele Oredia, per Vlahovic, Kuniak. Kuniak porta il palla per Vlahovic, Kuniak nuovamente, Di Nardo, Michele Oredia, Vlahovic, Kuniak, Vlahovic, Vicentin, Michele Oredia, Vlahovic. Il tiro è traversa piena, c'è stata un po' di sfortuna. Peccato, perché Jan è riuscito a liberarsi bene, ha fatto un bel tiro, la traversa gli ha negato il gol. Però ovviamente bello, e loro in contropiede sono molto veloci, molto organizzati e ci puniscono subito. Una squadra anche cinica come al Bozo, non si possono lasciare nei spazi, è il primo errore di castiga. Assolutamente, hai visto, hanno preso la respinta e c'erano già due giocatori da soli sui 6 metri. Hanno tutti i fondamentali coperti, tutti i ruoli coperti, e anche, ti ripeto, stanno giocando molto ben organizzati. Una partita difficile veramente. Bravo Di Nardo, che ha preso questo rigore. Rigore per Trieste, e ammonizione numero 2, Starcevic. Alla battuta Jan Vlahovic. C'è la parata di Iurina. Diciamo, questo Iurina è un portiere paratutto in questi almeno primi 10 minuti d'incontro. È veramente bravo, due rigori neutralizzati, due tiri da fuori, direi sicuramente valido. Bravo. E c'è la rete di Dabilan su rigore, Trieste a Colcia. Siamo in partita, sono passati 10 minuti, 4-2. Partita sicuramente aperta, però dobbiamo sicuramente stringere un po' le mani in difesa, però non stiamo giocando male, abbiamo di solito difficoltà mai conosciute in attacco, dal tiro e tutto. Però se riusciamo a trovare ordinato posizione di pivot, allargare sulle ali, sicuramente possiamo dire la nostra anche oggi. Ammonizione a Di Nardo. Nuovo palla in Repner sui 6 metri, chiaro. Non vogliamo rischiare tiri da fuori, perché gli altri tiri sono sicuramente validi tiratori, ma non possiamo neanche lasciare il suo spazio tre volte in arena da solo sui 6 metri. E qui è rigore per il Bozen, con Starcevic alla battuta che realizza, e più 3 per il Bozen, 5-2 per gli altoatesini. Una partita che praticamente come marcatura si stanno davanti ai rigori, quasi. Sì, beh, se tu pensi che su 5 rigori, 2 rigori hanno segnato loro, uno noi, sono 3, e 2 ne abbiamo sbagliati noi e uno loro, quindi fino adesso dei grandi rigori. E c'è la rete di Vlahovic, e Trieste accorcia, Trieste 3, Bozen 5, e c'è anche la munizione per il 1-2 del Lago. Bravo Jan, sicuramente i nostri terzini è quello che è in più in forma in questo periodo, e lo sta dimostrando anche oggi, perché veramente ha trovato questo gol difficile, si è insinuato bene nella difesa dei giganti del Bolzano, è riuscito a trovare questo gol, è cambiato con Anic e veramente ha giocato bene. E questo è pericolosissimo, lasciare Radovcic così in uno contro uno da solo è pericoloso per i nostri difensori. E c'è la rete di Dabilan, Trieste 4, Bozen 6, Trieste che rimane a contatto. Rimaniamo a contatto, se riusciamo a uscire a fare qualche errore prima, in fase di difesa, chiudere sul pivot, che non lasciare troppo spazio per uno contro uno, saremo perfetti chiaramente, però era bravo Dabilan. E c'è il contropiede di Dabilan, abbiamo fatto Iurina, realizza! E il pubblico del Pana Diavola si infiamma, Trieste a meno 1. Bravo, bravo Gianluca, veramente anche oggi una buonissima partita, un buonissimo inizio, è già un periodo che è uno dei migliori che giocatori che abbiamo sia in attacco che in difesa, e anche oggi sta dimostrando una carica agonistica che sta cercando. Lì abbiamo costretto il Bolzano dopo 12 minuti a chiamare time out, già questo per noi è già un piccolo trionfo. E quindi la tua analisi in questi primi 12 minuti di partita? Direi una Trieste pimpanta, una Trieste che sta giocando
bene, sicuramente qualche sbavatura in difesa, come abbiamo detto, lasciando troppe palle al Pio da solo sui 6 metri, però il Trieste che fa della sua forza caratteriale la cosa migliore, sicuramente con in punta da Piran, poi seguito da Radojkovic, ma anche da Azzaro, con tutta la squadra che sta giocando su buoni livelli. Ecco, con i due rigori realizzati il Trieste sarebbe avanti. D'altra parte ne ha sbagliato anche Bolzano, quindi diciamo che un po' si compensa, però possiamo dire che da come sembrava sulla carta che arriva la corazzata Bolzano, siamo lì a giocarcela. Un arrivo quindi di Trieste è buono, che rimane in contatto. Diciamo che inizialmente il Bolzano ha cercato di prendere un buon vantaggio. Beh, sai, Bolzano, ripeto, non ha mai perso con meno di 5, 6, 7 gol di scarto tutte le partite, quindi probabilmente anche dalla sua la forza di dire di condurre sempre il gioco. Probabilmente se si trova una squadra che gli sta punto a punto può anche soffrire un po' questo tipo di pressione. E siamo in cronaca con i Bosen avanti con Gaeta per Stacevic. Stacevic finalmente prova questo tiro, un varo sicuro che si cuia nell'angolino sinistro della porta difesa da Zara. Stacevic sicuramente tra i giocatori giovani in Italia è uno dei profili migliori. Anche Oveglia l'aveva adocchiato, ma chiaramente per le nostre finanze era improponibile, però sicuramente un giocatore su cui puntare perché è un forte difensore, è fisicamente forte e anche tecnicamente, quindi è un giocatore molto completo, attraversore che ha un gran futuro, penso. Visitive realizza dall'angolo, pregevole realizzazione da parte del capitano biancorosso che porta a Trieste nuovamente a 1-1. Gran gol di Visitive, perché è una ricezione un po' difficoltosa, che però ha presa, si è immolato e ha tirato molto bene sotto l'incrocio. Palla recuperata per i piedi di Sforcic e dobbiamo ripartire velocemente per impostare questa seconda fase. Radojkovic prova il tiro a lunga distanza, c'è la parata di Udina, quindi lui ha fatto con Postel che si fa nuovamente sotto, ampia rotazione, testa recupera ma viene ammonito Rinaldo. E vengono anche dati 2 minuti, se non sbaglio. Sì, Rinaldo, perché era la seconda munizione, in compenso si è immolato Veglia che ha stoppato con la faccia il tiro di Starcevic. Vediamo, i 2 minuti ci potevano stare. Adesso vediamo, speriamo non sia niente di grave per Michele, perché sicuramente a così breve distanza un tiro così forte sicuramente può portare qualche problema. Si alza Michele Oveglia, quindi speriamo non sia appunto niente di grave. Ricordiamo il punteggio che vede i Bosen avanti di 1 a lunghezza, 7-6, forse arrivati alla metà quasi del primo tempo. Nel frattempo viene asciugato il campo e si prenderà quindi con il possesso in favore della compagine ospite. E quindi si riprende a giocare Sforcic per Stacevic. Trieste che difende con una 5-1. Sì, una difesa 5-1 del nostro marchio di fabbrica, e questo è Radojkovic che fa uno dei suoi bei bellissimi gol che ho detto. Direi che 5-1 è la nostra difesa quest'anno, con quell'alternanza da Piran a Visentì, però sicuramente una difesa che fino adesso ci ha sempre pagato. Adesso siamo 1 in meno, dobbiamo affrontare la loro difesa in 6 contro 5, aspettando il rientro di Rinaldo, dobbiamo impostare l'attacco a Oveglia. Sicuramente Michele Oveglia prova il tiro e c'è la parata di Ina, ma il gioco è stato fermato, quindi si penalerà con 9 metri per Trieste. Viene nuovamente chiamato tempo per avere possibilità di pulire, asciugare il campo, quindi si porterà con una battuta in favore di Trieste con il punteggio che vede avanti il Bosen per 2 lunghezze, 8-6, e quindi si prende a giocare Jan Radojkovic per Michele Oveglia.
Ovedia che arriva nuovamente per Dojkovic. Ovedia, Kujak è bloccato ancora da tre giocatori. È una difesa, ripeto, fisicamente forte. Muro e sicuramente in questo momento siamo nemmeno sanno quali sono i nostri giocatori, la sua chiusa. Ah, peccato perché è una bellissima, è arrivato molto bene Ovedia. Peccato. E c'è la rete del lago. La munizione a Dojkovic. Sì, peccato perché nonostante lo fossimo nemmeno, abbiamo riuscito a trovare Ovedia da solo sui 6 metri e si è girato lì, ha potuto tirare come ha potuto tirare. Peccato, e abbiamo preso subito gol di nuovo in contropiede perché loro sono molto svelti, devo dire la verità, nel contropiede o con Radovcic o con Dagliago, hanno due ali molto ficcanti e si sono entrati Di Nardo, vediamo di rimpostare l'attacco con il primo quarto d'ora. Come dicevamo che prima in cronaca, un Bozen che non ti perdona, al primo errore o sbaglio che fai e lo paghi. Ah sì, questa è la loro forza, sono cinici in questo perché al minimo errore che tu fai, la parata, sono subito in qualche parte in contropiede. C'è la parata di Urina sul tiro di Visintin, Urina che sta sudando una prestazione ad alti livelli. Sicuramente Urina sta usando i livelli, come ti dicevo prima, loro hanno già opzionato l'arrivo di Timplaris lì, però sicuramente Urina non ha demeritato l'anno scorso come sta demeritando quest'anno, però se non posso permettersi di prendere ancora un portiere sicuramente vanno a potenziare questa squadra che è già forte di suo. E siamo in corsa con questo tiro dalla lunga distanza da parte di Sposo, si è parato Matenzaro, ma palla ripresa dal Bozen che realizza con dal lago. Massimo vantaggio per la compagine altoatesina, Bozen 10 e Trieste 6. Sì, pollo un po' Di Nardo perché aveva recuperato la palla a noi, poteva palleggiare, invece si è preferito passarla a Ovedia e c'era Del Lago lì come un falco pronto per prenderla. Adesso esce Gaeta che è sanguinante sul labbro, entra Pirker, per loro non cambia molto perché sono due mancini comunque buoni, validi, e adesso si sta scaldando per noi Perni, ci vediamo, ci entrerà il posto di Di Nardo, comunque dobbiamo ricominciare, abbiamo fatto un gol, secondo a 4 e siamo un po' inseriti a sta partita. E tra le cose Visintin per Dojkovic bloccato dalla difesa ospite, quindi 9 metri per Trieste, Michele Ovedia per Cunha che prova il tiro, anche nel Vazziano un bel tiro, ma l'ennesima parata nel portiere ospite. Iulina sta facendo la differenza perché effettivamente anche dove non arriva la difesa del Bolzano ci arriva lui e effettivamente fino ad ora ha parlato molto bene. È chiaro che noi cominciamo a segnare un po' con regolarità oppure veramente si fa molto dura, perché ripeto, come hai detto bene tu in cronaca, loro non perdonano qualsiasi nostro minimo errore e loro sono già pronti o in contropiede o persino da fuori, hanno mille soluzioni difficili da prevenire tutte quante. E il boss con questo Stacic parato da Matenzaro e quindi Trieste ha la palla per la possibilità di accorciare. Ovedia per Visintin, prova il tiro e realizza. Trieste 7, Bozen 10. Bravo Vise, di nuovo con una finta, ha fatto saltare i difensori e si è impugnato dentro dai 6 metri, quindi anche buono. Però ripeto, Trieste non sta mollando niente, siamo lì e ce la dobbiamo giocare insomma. Sporcic per Dagliago, ciò che i Bozen hanno veramente tante bocche da fuoco. Sì, perché come hai visto adesso anche Sporcic da terzino sinistro poteva andare a tirare benissimo, ha preferito passare al pivot e il pivot si gira, adesso forse un po' gli hanno anche graziato perché poteva starci benissimo a rigore come i tre casi precedenti. Hanno veramente tante soluzioni, non è che stiamo demeritando in difesa, è che loro veramente hanno una infinità di soluzioni per l'attacco, dal tiro di fuori dei due terzini, tre terzini, dei duali molto veloci, molto buona al tiro in uno contro uno, quindi veramente sono aperti a qualsiasi soluzione.
e noi facciamo fatica, però ribadisco, col carattere e un po' di forza stiamo andando a cercare di arginarli il più possibile. Quindi si riparte a giocare con il Bosen in avanti, Spalcic per Dallaro, Spalcic che è vicino di perdere palla ma la riconquista, Spalcic poi il tiro è di poco da fuori, quindi due di fatto per gli ospiti di destra che riprende velocemente in avanti, Visintin e c'è la rete da parte di Dapiran. Dapiran, top scorer dell'incontro quest'oggi per quel che concerne Trieste. Sicuramente in questo momento è la cosa che sta spingendo Trieste, sta giocando molto bene in difesa e anche in attacco, sta trovando pronto due o tre le occasioni che ha avuto. Anche sul rigore si è preso la scusa di tirare il rigore poco fa perché aveva sbagliato Radojkovic, veramente sta giocando una gran partita. Questa è una paratona da parte di Zaro, La paratona perché il tiro è incrociato e l'ha visto l'ultimo momento. Se anche Zaro si è riuscito a fare, riesce a cominciare a dare una seconda, un susseguirsi di parate e può darci una grossa mano per colmare quel gap. Intanto il cambio nelle file di Trieste. E intanto Pernic, una soluzione in più nell'arco di Cocciolini. Sicuramente Alex e Dinaro si divide nel ruolo di pivot, è una soluzione in più anche perché sicuramente sono quelli che si fanno di più il mazzo in difesa, perché stando su Starcevic a marcare Starcevic sicuramente non è semplice, e quindi c'è una soluzione che il punto sta più che a Giorgio. Non ne ha moltissime, però sicuramente questa è una delle più valide. 10 minuti alla fine del primo tempo con Trieste sotto di 2, 8-10. Trieste ha avuto un mini break in proprio favore. Sì, eravamo sotto di 1, siamo sotto di 4, sono sotto di 2, palla in mano, direi comunque che stiamo affrontando la partita nel giusto modo, senza timori riverenziali, una squadra che sappiamo essere forte, non lo scopriamo noi oggi sicuramente. Però giochiamo con lo spirito giusto, veramente col solito carattere di Trieste. Kuniak si incuria nella difesa avversaria, vengono fischiati due minuti al numero 9 Starcevic, quindi Trieste ha la possibilità di giocare con un uomo in più e Starcevic fuori è veramente può essere una cosa positiva per Trieste. Sicuramente sì, sicuramente adesso c'è anche il rigore per noi, quindi il rigore due minuti, vediamo se Gianluca continuerà sul suo buon momento. E c'è questo rigore con la battuta appunto Dapiran, Dapiran contro Iurina e c'è la rete di Gianluca Dapiran che porta nuovamente Trieste a contatto. Meno 1, Trieste 9, Bolton 10. Riaperta la partita completamente, sai, non credo che sia una cosa abbastanza, secondo me in più, recuperare tre gol al Bolzano non è cosa semplice, vuol dire che stiamo giocando veramente bene e cerchiamo di continuare su questa bassa riga. Fallo in favore del Bosen, quindi si partirà con una battuta dai 9 metri per la compagine ospite. E Bosen avanti, ma Bellomo, cintura, giocatore avversario. Molto aggressivo sulla Dolce, perché sicuramente con sono in meno il giocatore che è l'uno contro uno migliore, sicuramente da farlo sfruttare. Però se riusciamo bene a chiudere i varchi... non è male, se sono sotto passivo tenteranno un tiro con Sporcic o con Gaeta, però dobbiamo stare attenti perché sono al limite del pericolo. Resta il passivo, resta. Si scaldano un po' gli animi in campo forse. Sicuramente sai, vedi la belva ferita e cerchi di azzannarla, quindi noi siamo con i denti di fuori in difesa per cercare di agguantarli, no? Sicuramente con la parte della loro esperienza stanno cercando e quindi si sta accendendo questa partita e dobbiamo starci bene e facciamo la nostra figura.
La Trieste è senza dubbio grintosa quest'oggi, che ha anche consentito appunto di fare questi recuperi. Sul carattere di Trieste non c'è mai stato da discutere in 40 anni di storia. Sicuramente questo gruppo di giovani ha preso bene i seminati, passami il termine, dai vecchi, e ha carattere da vendere, su questo ripeto non c'è dubbio. È chiaro, gioca il carattere, però anche un bel gioco, perché essere, ripeto, dopo 22 minuti 9-19 per Bolzano, un gol sotto, con quelle che erano le premesse di questa partita, direi che sicuramente è una gran figura. Che l'unica nota negativa forse il gioco troppo spezzettato. Gioco spezzettato, ma perché ci sono difese forti, dualità, sicuramente le difese stanno predominando sugli attacchi. E quindi si proverà a giocare con i botti in avanti. Sì, c'è ancora il gioco passivo e tirerà Gaeta sicuramente. E c'è la grande parata di Zano, ma mi conquista nuovo palla la formazione Alto Tesina, quindi è sempre in favore degli ospiti il possesso. Gaeta, due rifatti, lui Trieste ha la palla del potenziale pareggio. Trieste in velocità con Cintin, Michele Oveglia e la rete di Bergamo, che ripristina in parità l'incontro. Un in più, è andato benissimo la superiorità numerica con questo tiro, questo scagliare per Bergamo, veramente una bella azione pregevole. E adesso ce la giochiamo perché siamo 10 pari, è rientrato Starci, siamo 6 contro 6, però veramente la Trieste è gagliarda e convinta dei suoi mezzi. La Trieste, che ricordiamolo, ha comunque recuperato 4 reti di svantaggio. Sì, e adesso ha la palla in mano per andare sopra di uno addirittura. Mi sentite poi il tiro, ma viene intercettato da Pirò! Sì, 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 assolutamente, anche questo gol ti dimostra che proprio siamo attaccati alla partita e vogliamo cercare di fare il risultato, perché nel momento in cui viene stoppato la palla del risultato per Oveglia, con la schiena alla porta riceve d'aria da solo da Piran, questo è veramente una gran prestazione. Adesso c'è questo rigore scavato da Radovcic, bravo lui a trovarlo. Adesso vediamo se completamente ci fosse la parata di Zano, saremmo sopra. E quindi questo rigore in favore della formazione ospite, con alla battuta il numero 2 Dal Lago contro Zano. Dal Lago, finito il tiro e c'è la rete, ripristina il risultato in perfetta parità. Siamo su secondi alla fine del primo tempo, e nel frattempo c'è questo time out chiamato da coach Oveglia con tutto il pubblico di Carbola. Anche quest'oggi, nonostante il periodo diciamo pre-natalizio, numerosissimo come sempre a incitare i colori bianco-rossi di Trieste. Veramente complimenti e bravo che hai ricordato il pubblico, perché oggi un cibo incessante da parte del nostro supporto, per il pubblico la squadra se lo merita. Al di là di questo, giusto il mentemao di Oveglia in questo momento fa recuperare un po' di fiato ai giocatori, perché le forze, la partita è parecchio dispendiosa sotto il piano fisico e anche psicologico, e quindi ha fatto bene Giorgio a chiamare il time out. Abbiamo segnato un po' le idee e ci giochiamo sull'onda dell'entusiasmo questa partita. Sicuramente avvincente, perché è stata, come dicevo, perché in tradizione, però ricca di buoni spunti, nel senso comunque vantaggi, svantaggi, è sicuramente piacevole al pubblico e anche per chi ci sta guardando in questa telecronaca. Assolutamente, penso che sia una delle partite più belle che sono giocate con quest'anno. D'altra parte, quando giochi con una squadra come Bolzano, che sicuramente è una corazzata, come abbiamo più volte detto, e noi ci mettiamo del nostro, non può venire fuori che è una bella partita. E quindi si riprende a giocare con Trieste davanti, Michele Oveglia per Radojkovic, Michele Oveglia, Pernic, Radojkovic, tenta l'incursione per
Buia, che è la palla che va fuori di poco, quindi nulla di fatto, si penalerà a giocare quindi con il possesso per la formazione altoatesina. Sì, sicuramente un po' forzato il tiro di Kuniak, perché era tutto spostato a sinistra, lui come dove dalla parte destra del campo, però se l'è sentita, niente da dire. Adesso dobbiamo stringere i denti in difesa, mancano 4 minuti e mezzo e siamo lì. E ripeto, se alla fine se non avessero detto all'inizio partita che a metà a questo fine primo tempo eravamo pari con Bolzano, ti avrei messo non una ma 3-4 firme. E sempre Bolzano avanti con Sporcic per Gaeta. Questa è una rete anche fortunosa, ma prendere il palo interno e la palla va direttamente in rete. Prima testa ha colto la traversa, è andata fuori, adesso episodio favorevole per i bolzanini. Episodio favorevole, ma un giocatore come Davis lo dà oggi. E sappiamo che li fa perché sicuramente è uno dei talenti più bravi e più validi della premiata italiana. Un giocatore che penso potrebbe giocare quasi in qualsiasi campionato europeo, ha dei numeri e questo è uno dei numeri, dei grandi numeri che ha fatto oggi. Michele Oveglia per Kuniak, per Michele Oveglia e Jan Radonjić, la rete del pareggio, 12-12, 3 minuti e 20 alla fine del primo tempo. Come si è sistemata la manovra in attacco con di incroci tra Kuniak, Radojković e Kuniak, vedi subito, riusciamo a trovare subito l'uomo libero. Adesso Jan si è inserito da primo e secondo, subito non ha inserito, non ha chiuso Sporcic e siamo riusciti a segnare, e quindi direi che questo è il gioco che dobbiamo proporre in attacco soprattutto. Finestra nuovamente avanti e palla passa per i Giuliani con il punteggio che vede avanti il Bolten di 1-13-12, quando mancano 2 minuti e mezzo, poco più, alla fine del primo tempo. Gaeta per Sporcic, Sporcic per Radojčić, Sporcic, Gaeta, nulla di fatto, Trieste quindi la palla per il pareggio, il contropiede da Pirane, realizza Trieste nuovamente, che coglie il pareggio con la Pirane in contropiede. Trieste si sfrutta il contropiede, comunque diventa cattiva tra virgolette. Ripeto, da Piran sicuramente è uno dei contropiedisti nati in questa squadra, migliori contropiedisti, è uscito su un fallo dubbio che c'era su Gaeta, potrebbe essere anche fallo giustamente che hanno richiamato i bolzanini, però sicuramente si è tolto la palla al balzo e si è lanciato in contropiede, bella parata di Zava adesso. Dobbiamo giocare la lunga adesso, se dobbiamo giocare la lunga senza sprecare, perché è una palla molto importante, sul fine primo tempo possiamo andare a riposo con un gol di vantaggio, non piano, un minuto e mezzo alla fine, dobbiamo giocare con calma e ben ragionato. E Trieste in avanti, capitano Visintin, Paranojkovic, Michele Oveglia che chiama lo schema, Kuniak, Michele Oveglia, Paranojkovic, Visintin, Visintin bloccato da Gaeta, quindi 9 metri per Trieste, Penic, Visintin, Radojkovic, Radojkovic, Sincunia e rigore per Trieste. Grande rigore preso da Jan, veramente si è insinuato, mi sono capiti Radojkovic con Dagliago, uno pensava che chiudesse l'altro, cioè nessuno ha chiuso e Jan con la palla al balzo un attimo e si è insinuato. Se vediamo da Piranha, in questo secondo della fine può portarci il vantaggio di un gol. Da Piranha contro Iudina, e c'è la rete di Da Piranha, Trieste avanti di 1-14-13, quando mancano 20 secondi alla fine del primo tempo, questa comunque probabilmente sarà l'ultima azione della prima parte. Sì, adesso speriamo di tenere tenuto di questi 10. Bravo Gaeta, gran gol.
E si conclude quindi il primo tempo in perfetta parità, 14-14. Noi diamo spazio alla pubblicità e torneremo fra qualche minuto con il secondo tempo di Palermo Trieste Bozen. E ben ritrovati, siamo nel secondo tempo della partita valida per la quarta giornata del girone di ritorno tra Palermo Trieste e il Bozen Handball. Vediamo che il punteggio dei primi 30 minuti vede la perfetta parità 14-14. Sicuramente il risultato è un risultato importante, perché penso che quest'anno Bolzano non abbia mai pareggiato se non nel primo tempo. Sicuramente Trieste ha fatto una gran partita nel primo tempo, condita da una prestazione super di Dapiran, che ha già fatto 8 gol su 14, quindi super, però di là tutta la squadra ha reagito molto bene e non si è fatto impensierire da questa corazzata. Adesso sta nel secondo tempo giocare allo stesso livello del primo e cercare di fare, se possibile, questo miracolo. E quindi è tutto pronto per questo secondo tempo, che si parte con il Bozen in avanti con Turković, Perovčić, Perovčić nuovamente, il Bozen sempre in avanti, Trieste caduta una 6-0 in questo momento. Sì, perché è uscito Starčević, c'è stato il cambio tecnico tra Starčević e Turković. Siamo sempre sulla 5-1, perché poi da Pirane sta un po' meno, un po' più coperto, ma gioca sempre un po' davanti rispetto a Oveglia e Visentin, quindi è sempre la 5-1, che è la difesa che ci ha dato un buonissimo risultato, un buonissimo proposito in questo primo tempo. Chiaro, adesso cambiano un po' i giochi, perché sicuramente l'ingresso di Turković, anche se è un po' debilitato, potenza sicuramente il loro attacco, perché è un giocatore di esperienza, un uno contro uno buono, un tiro da fuori, quindi è un giocatore più completo rispetto a Starčević, però probabilmente perderanno qualcosa in difesa, quindi sarà noi essere bravi a sfruttare i momenti migliori. Rigore giusto, il giusto rigore su Gaeta. Ecco, diciamo che per il momento quest'oggi gli arbitri hanno fatto bene. Assolutamente, un'ottima prestazione di Chiarello e Pagaria, due arbitri di Enna, ma veramente bravi, proprio hanno lasciato i vantaggi quando c'erano dei vantaggi, hanno punito quando c'era da sanzionare, veramente un arbitraggio che non credo abbia tolto niente allo spettacolo di questa partita. E quindi si prenderà con rigore in favore del Bozen, con alla battuta il numero 23 Turković, Turković contro Zaro, e c'è la parata di un strepitoso Zaro. Anche quest'oggi Zaro disputa ormai una costante, una prestazione super. Una costante super dopo l'infortunio di Postonia, come abbiamo detto più volte, così invece Zaro è stato veramente uno dei migliori giocatori fino a questo momento. Anche qua un fallo abbastanza pesante su Oveglia, però diciamo, tornando a Zaro, sicuramente prestazioni monster, con molto convincenti, sempre uno dei migliori in campo. Trieste quindi in avanti con Nojković per Michele Oveglia, per Panic, Kujak per Nojković, Bellomo bloccato da mezza difesa del Bozen. Sicuramente sentono a loro adesso, per la pressione sul Bozen, brava parata di Jurina. Però sicuramente Bolzano è sicuramente sotto pressione, perché chiaramente penso che si sia trovato poche volte quest'anno, poche volte quest'anno in queste situazioni così a combattere punto dopo punto a punto. E lo forse appunto, come dicevi, Bozen non è abituato a questo tipo di situazione, almeno per il momento. Non credo, se non ho i parziali delle altre partite, so che ha vinto tutte le partite con scatti importanti. Stare punto a punto, è chiaro che la pressione passa a loro e quindi saranno sicuramente più nervosi di noi, che non hanno nulla da perdere da questa partita in sostanza. Ecco, ricordiamo così, per gli amanti delle statistiche, tanto c'è la rete del Bozen con Dallago, che Trieste l'anno scorso in trasferta ai playoff ha vinto. Sì, 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 noi abbiamo una buona tradizione con Bolzano, al di là del fatto che sia una delle squadre degli ultimi anni ha vinto di più in Italia,
con noi abbiamo sempre avuto, quando eravamo in A2, in A1, in Elite, sempre più o meno una buona tradizione. Chiaro, ripeto che è da anni che ormai è la regina o quasi la regina di questo campionato, perché se non arrivi, dove non, quando gli anni che non ha vinto è arrivata seconda, e quindi sta a noi cercare di continuare questa buona tradizione in sostanza. Nulla di fatto, ma è fischiato un fallo contro Trieste, il punteggio che vede avanti la formazione ospite di 1-15-14. Sì, 15-14, siamo là, sicuramente Bolzano deve cercare di, non è, ripeto, non è abituata ad avere il fiato sul collo da parte di qualche squadra italiana, e quindi bravi noi, dobbiamo riuscire a tenere, a tenerci a contatto con loro per cercare appunto di poi fare risultato nel finale. E quindi il Bosen è in avanti con Tutovic, nulla di fatto, quindi paragone si sono vedendo così con Tutovic per Innerberg, che realizza, c'è un mini parziale in favore degli ospiti di 2-0. Errore di Bellomo, perché ha grande Oveglia. Andiamo dall'altra parte, Michele Oveglia realizza la testa qui nuovamente sotto di uno. Sì, bella scelta di Oveglia, che ha fintato il passaggio agli aree, che ha sputato dentro da primo secondo. E là, ripeto, a parte l'errore adesso di uscire in due sul terzino e lasciare praticamente solo sui 6 metri in area, se siamo un po' attenti a questi errori un po' così fanciulleschi, possiamo sicuramente lottare fino alla fine. Dai, Bosse in avanti, Rocic, e ritorna a lunghissima distanza, una rete di pregevole fattura. Beh, Gaeta sicuramente è uno dei giocatori con più esperienza, è veramente migliore che questo Bolzano, ha tirato già fuori 2-3 gol al cilindro veramente notevoli, quello sul finire del primo tempo, e questo qui veramente di pregevole fattura, devo dire la verità. Torniamo in cronaca, Adonis per Kuniak. Kuniak cerca di valcare, oltrepassare la difesa ospite, ma viene bloccato, quindi si parte con nuovamente in favore di Trieste, con Panis alla battuta per Radojkovic, Michele Oveglia, Kuniak, Michele Oveglia per Radojkovic. Radojkovic tira, realizza, Trieste sempre a contatto, meno uno, Trieste 16, Bolzano 17. E Bosi in avanti, e c'è la rete di Lovcic, che quindi porta nuovamente a 2 le lunghezze di vantaggio in favore del Bosi. Altra magia di Radojkovic, che da un angolo strettissimo è riuscito a ingannare Zalo con un pallonetto bellissimo, però ciò non toglie, chiaro, la parata precedente di Zaro, la parata di parata era meglio, meglio, molto meglio, gran gol di Oveglia, gran gol. E la rete di Michele Oveglia, quindi Trieste nuovamente sotto di 1, Trieste 17, Bosen 18, le ultime due reti di Michele Oveglia realizzate con astuzia. No, astuzia, ma anche grande caparbietà, perché un sottomano come ha tirato adesso è veramente difficile, gli dimostra una tecnica pregevole, un gran gol. E anche il gol di prima invece si è insinuato da primo secondo bene. E Trieste riprende palla, qui si può raddoppiare da Pinan contro Iulina, parata, miracolo di Iulina su il tiro di da Pinan, un vero peccato perché poteva essere la rete del momentaneo pareggio. Verità, veramente una bellissima partita da guardare, peccato non poter giocare, ma adesso è veramente una partita, penso la più bella partita che ho visto qui a Trieste quest'anno. Tu hai giocato tanto, dai. Sì, ne ho giocato tanto, ma è uno spettacolo proprio, perché sono due squadre che giocano veramente molto bene a pari a mano, credo che sia una delle partite più alte di livello di questo campionato italiano
può soffrire. Anche perché per il momento la differenza di classifica non si è vista. No, no, assolutamente, assolutamente. Trieste sta giocando veramente una gran partita. Bolzano in certi elementi sicuramente un po' sottotono, parlo soprattutto della parte dei terzini sinistri probabilmente, però una squadra veramente, Trieste è notevole di spessore, con grande intensità, che sta giocando una bellissima pallamano. E c'è il rigore per il Bolzano, la battuta del Nago contro Zaro, e parla l'ennesimo rigore San Zaro. Zaro ha già fatto più di qualche miracolo oggi, più di qualche San Zaro ha fatto di nuovo qualche miracolo, e adesso sta a noi cercare di sfruttare questo momento in cui dobbiamo cercare tanto di pareggiare e stringere i denti in difesa per cercare di riuscire ad andare avanti. Brutto errore di Pernic, perché era veramente, poteva andare a pareggiare la partita, adesso siamo in difficoltà perché non chiude velocemente. Bravo! Grande pareggio di Zaro sul tiro di Radovcic. Matteo Zaro, ultime tre parate veramente eccezionali, una prontezza di ripresa veramente unica quest'oggi, come sempre. Sì, sicuramente San Zaro ci sta tenendo in paglia durante la partita. È chiaro che dobbiamo essere un po' più pazienti in attacco e cercare di fare il risultato, di portare a casa il gol. Però stiamo sentendo fortemente le palle in difesa. Invasione. Loveglia prima ha recuperato la palla, ma prima di passare ha toccato Liedela dentro l'area, giusta la decisione degli arbitri. È giusta, però ciò non toglie che stiamo facendo una grandissima difesa. Praticamente in 40 minuti abbiamo subito 17 gol, quindi la dice lunga sulla prontezza di questa squadra, la prontezza e i riflessi che ha questa squadra in questo momento. Spera appunto la prestazione di Trieste, no? E in casa comunque Trieste sfonda da ottime prestazioni, mentre in trasferta per qualche volta è latitata. Secondo te un problema psicologico? Prettamente penso psicologico, sicuramente sai, qui sei davanti al tuo pubblico, il campo che conosci, dove ti allini ogni giorno, hai certe sensazioni. Giocare in campi all'aspetto col pubblico, magari per ragazzi abbastanza giovani come i nostri, può creare qualche problema. Questo si acquisisce con l'esperienza e con gli anni proprio. Peccato veramente questa parata sul tiro di da Piran, a botta sicura diciamolo, che poteva costruire a testa e calciare. Era un'occasione ghiotta. Non sbagliato, ha sbagliato gli ultimi due tiri da Piran, ma sicuramente ha fatto un primo tempo Gagliardo da protagonista assoluto con 8 gol. Chiaro che anche lì paga un po' la stanchezza probabilmente in questo momento di appannamento, però a questo punto adesso siamo lì, mancano 20 minuti e dobbiamo dare tutto quello che abbiamo. E il Bosen in avanti con questo tiro e la parata di Zaro e subito l'autopiede per Caravaggio che realizza e porta la mente Trieste sotto di 1, Trieste 18, Bosen 19, una Trieste sempre a contatto, una Trieste che non molla. La grinta dei ragazzi di coach Roduca e tutto il pubblico del Parque Agora a incitare i propri beniamini in questa sfida contro i primi classifica del Bolzen, una vera corazzata. Trieste quest'oggi sta disputando veramente una partita forse al di sopra delle sfide. Ma sicuramente è una partita veramente, ripeto, la più bella vista qua a Trieste quest'anno, anche penso da un paio d'anni. Però detto questo, Trieste è veramente un gatto come un gatto dalle nove vite, cioè ne ha un. Stiamo spendendo tantissimo in difesa, spendendo tantissimo in attacco, giochiamo più o meno con i cambi ridotti al minimo, perché l'unico cambio che è stato fatto è quello di Dinardo con Pernic, eppure stiamo andando alla pari con una squadra che è una delle forze, la squadra più forte del campionato. Questo dimostra veramente la validità di questa squadra, di questo vivaio e di questa società, perché ripeto, giocare punto a punto con Bolzano penso che quest'anno a loro non sia mai capitato. Diciamo di volte la squadra scoprire il forte del girone, ma anche forse il forte di tutti i gironi. Sì, sicuramente per come è strutturato.
assicurata, la squadra penso se le giocherà fino in fondo, probabilmente con Fasano e Calvi che saranno le vincitrici di altri due gironi, ma sicuramente ha qualcosa in più rispetto agli altri due. Questa è pura sfortuna. Questa è sfortuna perché la Vicentina è andata benissimo, è andata molto bene, ha preso un doppio palo, peccato, però non dobbiamo mollare, dobbiamo tenere duro in difesa adesso e cercare di vincere là. Bosel in attacco con Spalcic, Ineber, Spalcic e c'è la rete di Dal Lago, un giocatore incontenibile. Si voleva dirne Rebner, ma è allora sotto di Panis che è uscito, ha permesso a Spalcic di lasciare Rebner solo su 6 metri e questo se gli errori poi li paghiamo, perché ripeto, loro hanno un'esperienza per cui non hanno costruito il giocatore libero. Grande, grande. C'è la rete di Radagovic e Trieste si porta a salto di 2, Trieste 19, Bozen 21, quando siamo giunti quasi alla metà del secondo tempo. Questo è il finale adesso, il Bozen. Sicuramente sta soffrendo perché ripeto, essere là e là con Trieste non penso che non l'avevano ipotizzato prima della partita, però sicuramente hanno armi per cercare di farci male, ecco, una di queste è sicuramente Gaeta, sta giocando una gran partita. E ovviamente sono tre le lunghezze che separano le due formazioni con Trieste davanti, Irene Radojkovic, palla spizzicata ma sempre in mano di Trieste. Bell'uomo per Radojkovic, Michele Oveglia per Kujak, Michele Oveglia al centro, Radojkovic, Michele Oveglia, e c'è questo tiro di Michele Oveglia che non va, ma viene fischiato un rigore in favore di Trieste. La difesa in aria di Narebne sulla percussione di Oveglia, l'arbitro l'ha attaccato, quindi penso che l'abbia visto bene e a questo punto De Piano non deve sbagliare, portare a due gol a metà del secondo tempo sarebbe... peccato questo errore sul tiro di rigore da parte di Da Piano, quindi è stato invariato, Trieste 19, Bozen 22, un mini back in sfavore di Trieste adesso. Un cambio di fronte abbastanza repentino, nel senso che ci sono veramente cambi di risultato ogni momento, proprio per questo penso che sia anche una partita vincente per uno che guarda questa partita. Detto questo, Bolzano sta facendo prevalere la panchina più lunga perché noi veramente abbiamo dei cambi ridotti a minimo, si sta riscaldando di nuovo Anici, ma ripeto che i cambi sono proprio ridotti ad un vicino, mentre di là possono disporre di una panchina molto più lunga con cambi e reali giocatori più riposati. Può essere questo il vantaggio che in questo momento ha Bolzano rispetto a noi. Il Bozen in avanti con Turković, c'è questo tiro di elevazione che va a bersaglio da parte di Spalcic e quindi il Bozen prende il largo. 4 sono le reti di stacco che separano le due formazioni, doppio cambio nelle file di Trieste. Entra Anici e Bell'uomo. Sicuramente Anici è una soluzione in più in fase d'attacco. Ha iniziato nei primi set e Jan Radojkovic in panchina, poi hanno fatto il cambio circa dopo 10 minuti del primo tempo. È chiaro che Anici adesso sarebbe utile come il pane qualche suo tiro da fuori, visto che poi è l'unico che si divide il compito con Kujak sui tiri da fuori. È chiaro che abbiamo trovato dei gol disperati da parte di Radojkovic, però anche Anici deve portare il suo mattone se vogliamo cercare di fare risultato. Nel frattempo il gioco è stato fermato per permettere di asciugare il parquet. 19 Trieste, 23 Bozen, quando siamo giunti alla metà del secondo tempo.
con Trieste che avrà il possesso palla, si prende quindi a giocare Radojkovic per Anici. Radojkovic, Anici finta per Radojkovic, Anici nuovamente, promettiamo che c'è la parata di Uena, ma Trieste conserva sempre il possesso di palla. Bellomo per Kujak che si gira, infiscata un'infrazione, però Trieste ha possibilità nuovamente di giocare in avanti. Radojkovic in fondo per questa rete di Capitan Visintin che riduce il distacco a 3 lunghezze. Gran gol di Visintin, gran vista, di gran assist di Radojkovic che l'ha trovato libero dall'ala, perché dall'ala è riuscito per cercare di anticipare il passaggio e intercettarlo. Gran palla. Adesso dobbiamo stringere il più possibile in difesa, rientrato da Pirà in difesa sicuramente. Dobbiamo cercare di bloccarli perché veramente. Eccolo! Bene, bene, bene recuperato! Nuovamente Trieste in avanti! Radojkovic sul fondo per Bellomo, Radojkovic, Kujak, Bellomo, Kujak per Radojkovic, Anici tira e palla che va di poco fuori, ma è stata deviata, quindi è battuta per Trieste. Radojkovic, importante adesso cercare di arrivare vicino. Bravo, bravo Jan e bravo anche Jurina a restare alto su questo tiro a lui improvviso. Bravo Jurina, veramente anche lui come Zaro sta facendo la differenza per la sua squadra. Ecco, due portieri che, come hai detto tu appunto, stanno facendo la differenza in questa partita. Sì, veramente Zaro, Jurina forse primo tempo, Zaro più nel secondo tempo. Adesso time out che casca, anche se lo chiama Bolzano, casca utile anche per noi perché dobbiamo riorganizzarci secondo le idee. E cerca soprattutto di prendere un po' di fiato perché, ripeto, la panchina è quello che, i cambi sono quelli pochi che ci sono, e quindi questo arriva come il pane. E come un punteggio quando mancano 13 minuti e 11 secondi dalla fine dell'incontro, Trieste sotto di 3 lunghezze, 20 Trieste, Bozen 23. La partita comunque è tutta ancora apertissima e senza dubbio da giocare. Sì, è partissima, a 13 minuti dalla fine siamo a 3 gol sopra, quindi ancora partissima. È chiaro che abbiamo un dispendio di energie notevole perché al di là dell'avversario anche lì, e della panchina corta, sicuramente c'è un dispendio grossissimo di energie, però se riusciamo a tenere con la forza mentale qualcuno che ci aiuta, sicuramente possiamo ancora dire la nostra. Terminato il time out chiamato da Bozen, si ritorna a giocare con questi 9 metri, con la battuta da Daucic per Turković, Spolcic, dall'altra parte cambia il gioco il Bozen, Turković per Daucic, per Turković. Trieste difende bene, quindi lui ha fatto un passo di contropiede con due passaggi, Trieste arriva in porta e c'è rigore netto in favore delle compagine di Cocciovedi. Adesso va di nuovo Anici a tirare il rigore, che è il nostro primo rigorista, ha sbagliato il primo, però è giusto che lo tiri lui questo rigore, che può riaprire sicuramente la partita. Alla battuta quindi Anici per questo rigore che può ulteriormente ridurre in caso di serratura lo svantaggio di Trieste, quindi Anici contro Jurina e c'è la rete di Anici che porta 2 ore lunghezze di distacco fra le due compagini. Le partite riaperte, 12 minuti alla fine, 2 gol, non sono niente per noi, per nessuno, per il mondo della palla a mano, quindi direi partita riapertissima. Adesso Bolzano è anche un giocatore in meno, quindi non dobbiamo assolutamente prendere gol, cerca di anzi anticipare le scelte del Bolzano.
siamo uno in più a sfruttare questa superiorità numerica che diventa determinante quasi ai fini del risultato. Infatti Bolzano è in difficoltà ad attaccarci proprio perché è un giocatore in meno. Pelic, blocca Tukovic, quindi battuta del Bolzano nei 9 metri, c'è questo tiro e da parte di Tukovic Zavo non trattiene, quindi c'è la rete del Bolzano, più 3 per i bolzanini. Testa 21, Bolzano 24, con palla in favore dei giuliani. Peccato questo gol preso così, perché veramente essendo un giocatore in più. Bravo Vicentin, bravo! C'è la rete di Vicentin, un Vicentin che oggi dall'angolo non perdona, castiga. Grande capitano che dà coraggio e soprattutto esperienza a questa squadra di giovani. E adesso Bolzano è sempre un in meno, adesso veramente è importante non subire gol in questi 2 minuti della fine. E quindi il Bolzen in fase attacco che perde palla, ma è fischiato un fallo in sfumo di testa, quindi si è portato 9 metri da parte del Bolzen. Un vero peccato questa sera. Sì, ma giusto, 9 metri, doveva fischiare l'arbitro di qua, invece ha fischiato Pagaria. Adesso chiama gli spiriti, sicuramente Bolzano sta soffrendo la pressione e quindi magari qualche giocatore non si aspettava una partita così combattuta oggi. Entriamo quindi in cronaca con il Bolzano che cerca di oltrepassare questo muro. Giuliano, parata di Zavo, e quindi Testa che può ripartire. Testa quindi riparte Kuniak per l'altra parte opposta per Dapilan, tira, realizza, ma la rete viene annullata. Era un'infrazione di fallo, ma con un'infrazione di 4 passi, quindi giusto il fallo, e messo con calcio dobbiamo impostare bene l'attacco. Bravo Giorgio, giusta la scelta, giustissima. Triste che chiama il time out con coach Giorgio Media a cercare di trovare le mosse giuste per cercare di battere questo Bolzano, no? Questo Bolzano è venuto a Trieste sicuramente con l'intento di vincere, ma che sta trovando delle difficoltà. Sicuramente, ribadisco quello che ho detto prima, Bolzano sopra di una partita così combattuta penso che quest'anno non l'ha mai giocata. È chiaro che questo deve essere un dato positivo per noi, perché sicuramente non essendo più abituati a giocare magari così può scapparci anche la sorpresa. D'altra parte noi dobbiamo essere concentrati fino alla fine, finché avremo fiato, per cercare di portare a casa questo risultato che avrebbe dell'incredibile. Quindi si prenderà a giocare poco meno di 9 minuti alla fine della partita, con i Bolzano davanti di 2 lunghezze, 24 a 22. Trieste quindi che ripartirà da un 9 metri. Pelic per Rojkovic, Kuniak, Bellomo, Kuniak, Rojkovic, l'altra parte per Anici, Rojkovic, Kuniak che non aggancia, palla persa, e contropiede il Bolzen, e c'è la rete di Dal Lago che porta ora a 3 lunghezze di distacco i suoi. Alici è bloccato e c'è rigore per Trieste per questo fallo su Alici. Nel frattempo c'è anche una munizione combinata alla panchina del Bose. Giusta, giusta, perché posso dire che il rigore era più rigore che sfondamento, perché se il giocatore salta sicuramente non è fermo, e quindi se Adici è entrato e il giocatore ha dentro i 6 metri è il rigore corretto, e quindi giusto per me è giusta la scelta, non è di parte ma penso che sia oculata. Al di là di questo, ancora una volta siamo lì attaccati alla partita. Per tempo è stato fermato il tempo, ricordiamo che si prenderà a giocare con un rigore in favore di Trieste, è già pronta la battuta da Piran.
come tu hai visto cosa è successo? No, praticamente gli arbitri per fischiare il rigore hanno fermato il tempo, che invece il tavolo non ha fermato, e quindi adesso penso che il cronometro sarà fermo un paio di secondi per recuperare il tempo perso. E tornando al rigore, per me il rigore su Anici era corretto, come si sa cosa, palla persa, non si scherzare, si chiama su Cugnac un attimo prima, quindi per me 18 secondi, bene, quindi per 18 secondi il cronometro sarà fermo. Quindi 18 secondi in più da giocare, tutti i colori ci stanno quindi seguendo. Tiro di rigore, c'è la rete di Gianluca Tapilan, Trieste accorcia, ora sono due le lunghezze che separano le due formazioni. Trieste quindi 23, Bolzano 25, con gli ospiti in avanti, Stulkovic, Paranovic, Stulkovic, Paranovic sicuramente, Stulkovic, forse qua c'è un passivo. Sono quasi al limite del passivo ormai, perché sono in attacco da più di 20, da 30 secondi, quindi sicuramente sono al limite del passivo, però l'arbitro dovrebbe alzare il braccio a questo punto, però sicuramente sono in difficoltà ad attaccare questa nostra difesa. E Trieste quindi conquista, palla dura di fatto per il Bolzano, Michele Veglia per Romajkovic, Anici, per Vicentino, Anici, Radojkovic, Michele Veglia per Radojkovic, Anici, Radojkovic nuovamente, Panic, Anici, Anici, per Vicentino bloccato. Forse un'azione piuttosto macchinosa quella di Trieste. Cosa, ma come è stata macchinosa un attimo fa quella di Bolzano, perché alla fine, ripeto, le difese stanno predominando sugli attacchi in questa partita, sicuramente. Anici dalla parte, dal lato, realizza! E Trieste a meno uno! Trieste 24, Bolzano 25. 6 minuti alla fine dell'incontro. Che deve difendere per cercare di arginare l'attacco di Bosen, il pubblico per camera si infiamma, lui ha rifatto su questo tiro, però palla in possesso del Bosen, fischiate i 9 metri. Anche qua ha dato il vantaggio, uno ha dato il vantaggio, l'altro ha fischiato il faglio, se dai vantaggio devi permettere di dare vantaggio e giocartela, e neanche Bolzano in questo momento è in difficoltà grossa, in grosse difficoltà, in grosse difficoltà, dove alzare il braccio del passivo, bravo Sporcic. E c'è la rete di Sporcic, Trieste 24, Bolzano 26. Nel frattempo è rientrato Anic, è uscito Dapila, Michele Oveglia per Bellomo, Michele Oveglia, Radojkovic, Anic, Radojkovic, Michele Oveglia, Radojkovic, palla passa per Trieste, ma è dato un fallo in favore della compagine giuliana, quindi sempre possesso di Trieste. Radojkovic per Anici, Radojkovic, Michele Oveglia, Anici per Michele Oveglia, dentro per Radojkovic, infrazione commessa dal Bosen, quindi Trieste nuovamente si punta in avanti. Anici viene bloccato, nel frattempo il tempo va avanti, forse il tempo che va avanti gioca a favore di Bose. Sicuramente sì, perché passa il tempo, loro sono in vantaggio. Qua forse avesse fischiato prima il fallo. Avesse fischiato prima, sulla prima trattenuta di Dagliago su Oveglia, adesso siamo sotto passivo. Devono preparare il tiro per Canucci dai 9 metri. Siamo sotto passivo, quindi sicuramente siamo in difficoltà. Adesso abbiamo l'ultimo tiro prima che la palla passi di nuovo a Bolzano.
campo. È chiaro che stanno parlando Veglia con Pian, ora Dojkovic, per capire chi andrà al tiro in questa azione, ma abbiamo pochissimi secondi per andare al tiro prima che l'arbitro fischi il passivo. Quattro secondi alla fine della partita con Trieste sotto di 2, 24-26. Partita ancora aperta per i coreoli giuliani contro la capoclassifica del girone A, il Bolton, allenato da coach Fusina. In questo ultimo incontro del 2014 tra le mura amiche del Pallacarbula, e si prende qui a giocare Anici per Bellomo, ma c'è la parata di Udina, quindi il risultato rimane invariato, sempre più due per il Bolton, che ora è davanti. E adesso diventa determinante questo attacco del Bolton, questa nostra difesa, perché andare sotto di tre gol a poco più di tre minuti dalla fine ci precluderebbe probabilmente qualcosa. È chiaro che dobbiamo difendere come bestie, adesso cercare di recuperare questa palla e possibilmente trovare un gol anche. Vediamo come si comporta adesso Bolzano, anche loro sono in difficoltà a attaccare la nostra difesa, però E c'è il gol del Bose, quindi è nuovamente avanti di tre, ma c'è subito la pronta reazione di Jandro Dojkovic, che annulla di fatto le distanze. Bravissimo Jandro, un gol difficilissimo con una tiro in sospensione, quasi una veloce nella palla a volo, un primo tempo, e adesso è chiaro che passo tra 3 minuti, 2 gol, la partita direi che è ancora aperta, ma è chiaro che dobbiamo cercare di recuperare la palla. Bosnia avanti, Raucic per Turković, lui ha rifatto e palla sempre in favore della compagine retrotesina. E è chiamato un time out da parte di Fusina. Time out giusto, perché così era mezzo sfondamento di Bolzano, adesso però dovrebbe andare sotto passivo. È chiaro che è importante per noi recuperare una palla e cercare un gol veloce per poter riaprire la partita. Mancano 2 minuti e mezzo, siamo sotto di 2 gol, il tempo stringe, è chiaro che dobbiamo difendere come bestie al meglio delle possibilità e cercare una parata magari di Zara. Due minuti e mezzo a giocare veramente con molte emozioni questo sabato pre-natalizio al Palasport di Carbola, fra la Mano Trieste, attuale terza in classifica, contro il Bolzano, l'attuale capo classifica, anche se ripetiamo quest'oggi la differenza almeno in campo fino adesso non si è vista. No, assolutamente, è una partita per noi d'altri tempi, di altre classifiche, una partita veramente giocata in maniera quasi impeccabile e sicuramente abbiamo messo in difficoltà Bolzano. Adesso sta a noi cercare questi ultimi 2 minuti e mezzo di fare un miracolo, veramente un miracolo. Ecco, ragazzi, il braccio del passivo Chiarello, adesso dovrà fischiare il passivo, prepareranno il tiro per Gaeta probabilmente, ma devono tirare velocemente, e quindi è dura di fatto. Ma gli abiti qua non fiscano il passivo, passano i minuti, è passivo quindi, passivo quindi per il Bolzano qui di Trieste, che riparte da Dojkovic per Michele Omeglia, palla passa da parte di Bellomo, nulla di fatto purtroppo. 1:20 alla fine, con il Bolzano avanti di 2 lunghezze. Bolzano 27, Trieste 25. Il Bolzano che ora rallenta il gioco.
c'è la parata di Zaro sul tiro di Turković, pressing da parte del Bozen, Tieste subito quindi riparte. Jana Dojkovic, e c'è il time out chiamato da coach Oveglia. Tieste che in 40 secondi dovrà sicuramente cercare di andare a segno, poi colmare l'attacco di Bolzano per cercare di trovare, in caso di sbagli da Bolzano, il tiro del ritorno, del pareggio. È importante adesso trovare un tiro alla veloce che possa segnare e poi difendere come matti. È chiaro che il tempo stringe perché mancano 40 secondi, abbiamo due volte da recuperare, un'impresa quasi impossibile, ma altre volte ci siamo trovati in questa situazione, siamo riusciti a portare. Qui veramente ha dell'impossibile quello che si prepara a fare, però è giusto che ci tentiamo in maniera migliore possibile. Si prenderà a giocare per questi ultimi 40 secondi. Tieste deve veramente trovare subito il tiro in modo da poter giocarsela poi nell'ultima azione. Viene bloccato questa azione d'attacco da parte del Bozen, questo tiro sbagliato da Ricunian probabilmente sancisce la vittoria del Bozen. Un vero peccato, Tieste comunque si è giocata sino alla fine. E c'è la rete di Raucic. Tiro di parato di Kuniak su Jurina. E partita che si conclude con la vittoria del Bozen per 28-25. Il Bozen che spugna il campo di Tieste, una Tieste che non ha sicuramente demeritato, ma che per lunghi tratti ha dimostrato di sapersela giocare. Un cordiale saluto da parte di Marco Loduca. Buonasera a tutti i telespettatori. Dionisio Locoselli, vi auguriamo un felice Natale, un buon 2015. Vediamo appuntamento con la prossima gara interna della Pallamano Tieste.